Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza di Franklin Templeton. Vi sarete accorti che c'è un'atmosfera particolare, una conferenza sui generis, quindi la prima cosa che vi chiedo è rilassatevi. Non parleremo di mercati, non parleremo di prodotti oggi, parleremo di storie. Storie di persone, di personaggi, soprattutto storie di pionieri, di esploratori e di innovatori. Questo ci consente di fare un collegamento con il titolo del Salone del Risparmio di Assogestioni di quest'anno, la nuova globalizzazione. Per consentire un nuovo approccio alla globalizzazione, probabilmente c'è bisogno sempre più di questi personaggi, innovatori, esploratori, pionieri. Per farlo abbiamo chiamato una persona che è particolarmente adatta nel raccontare delle storie. In inglese si dice storyteller, cioè una persona in grado di provocare delle emozioni, in grado di creare un fil rouge molto forte in quello che racconta. L'obiettivo è cercare di capire innanzitutto se esistono delle caratteristiche comuni in questi personaggi, e a questo punto voi vi chiederete: ok, ma cosa c'entra tutto questo con Franklin Templeton? C'entra perché anche Templeton, nel suo essere uno dei protagonisti nell'industria dell'asset management mondiale, è stata pioniera di una serie di cose, di iniziative. E soprattutto lo è stato il suo fondatore, che è Sir John Templeton. Sir John Templeton è stato uno dei creatori dei fondi comuni in America. Il primo fondo comune di Templeton risale al 1954. Si chiama Templeton Growth, e dico si chiama perché esiste ancora. Sir John Templeton ha creato i fondi settoriali, si può dire. È stato uno dei primi a creare dei portafogli dedicati all'energia nucleare, alla chimica. È stato anche uno dei primi ad occuparsi di filantropia, noto filantropo, un personaggio molto molto particolare. È stato considerato uno dei 10 uomini più, chiamiamoli, innovatori nell'ambito dell'asset management dal Times un paio di decenni fa. È morto nel 2008 e ci ha lasciato in eredità tutta una serie di massime, cioè una serie di indicazioni molto semplici che rappresentano una sorta di formalizzazione del buonsenso, che però probabilmente sono una delle parti più importanti del nostro lavoro come gestori e del vostro lavoro come diciamo consulenti dei clienti finali. Oggi, come dicevo, per raccontare questa storia abbiamo chiamato Roberto Bonzio. Roberto si definisce un giornalista curioso, come vedete, un giornalista che è stato il creatore del progetto Italiani di Frontiera, un progetto che ancora una volta si collega al tema dei pionieri e degli esploratori, perché, come vi spiegherà meglio lui dopo, va alla ricerca di tutta una serie di personaggi che magari non sono tanto visibili, soprattutto nel mondo della tecnologia, della Silicon Valley, e che rappresentano la forza degli italiani nel mondo, probabilmente. Comunque poi lui vi racconterà meglio e nel dettaglio questo progetto. Un altro fil rouge, e qui chiudo il mio intervento, tra l'essere innovatori e il racconto che Roberto tra poco inizierà, è quello della tecnologia. La tecnologia che rappresenta per Franklin Templeton uno degli ambiti di ricerca più importanti che noi facciamo nelle nostre analisi fondamentali. La nostra società è basata lì dove la tecnologia probabilmente ha dato la migliore espressione negli ultimi decenni, la Silicon Valley. È proprio nella Silicon Valley che credo oggi Roberto si concentrerà in una serie dei suoi racconti. Bene, io a questo punto mi taccio, lascio la parola a lui. E ci vediamo tra una mezz'ora, magari per trarre delle conclusioni. Grazie in anticipo e buona, possiamo chiamarla visione, visto che è uno spettacolo multimediale. Grazie, a dopo. Grazie Michele. Grazie. Grazie a tutti voi per la partecipazione. Va al microfono. Mi sento, okay. Grazie Michele per l'invito.
Ho una buona notizia per voi oggi. Grande musica sul palco con la chitarra di Orazio Attanasio. Ho una cattiva notizia, ci sarà uno sesso che continuerà a parlare su quella bellissima musica rovinandogliela. Partiamo. Quanto mi piace questa scena, che film è? Interstellar. Quanto mi piace questa scena in cui il protagonista dice: ci siamo dimenticati chi siamo, pionieri, esploratori e non custodi. È qualcosa che riguarda l'America di un futuro immaginato dal film, è una cosa che riguarda al 100% l'Italia. Oggi l'identità in Italia si costruisce sul bloccare, sul frenare, sul creare muri, e si crea il consenso sulla paura del cambiamento, su tutto quello che ci può proteggere. Un paese che è ricco, ricchissimo di storie di ieri e di oggi, di persone che sono capaci invece di fare esattamente il contrario, di affrontare la frontiera con successo, percorrere strade nuove e trovare opportunità dove gli altri trovano pericoli. Un vero onore essere chiamato da una società che ha questo nome, Franklin Templeton. Nessuno come Benjamin Franklin ha esplorato territori diversi, grande statista, innovatore, eccentrico, inventore, scienziato. E non conoscevo, per la mia ignoranza, John Templeton, e quando abbiamo riguardato le massime io non potevo crederci, perché le massime di questo grandissimo personaggio coincidevano col percorso di cui parleremo oggi, che è il percorso un pochino del mio lavoro. Prima di tutto, ricerca in tutto il mondo, apertura mentale e sfidare le frontiere, prima di tutto le frontiere che abbiamo nella testa, le barriere che sono barriere culturali. Si parla tanto di Industry 4.0, si parla troppo anche di innovazione e di contaminazione. Contaminazione vuol dire avere la ricerca, la curiosità di cercare, trovare spunti da campi, argomenti che non c'entrano nulla con quello che è il vostro settore. E quindi spero oggi, in questi 40 minuti, non 30, di avere l'opportunità di convincervi soprattutto di una cosa: quanto è importante andare con disordine, trovare spunti in cose che sembrano non c'entrare nulla, e quello che sarà il nostro scopo oggi è tracciare i fili rossi tra queste storie. E dunque partiamo da un cortile, qualche mese fa, un cortile di Milano, dove viene prodotto uno spettacolo, che poi è il mio, si chiama Dobbiamo tutto agli hippie, alle radici della New Economy. Perché dedicare uno spettacolo a cercare di capire come la rivoluzione tecnologica che sta cambiando le nostre vite sia figlia di un'utopia che è quella della controcultura californiana, Beat Generation e movimento hippie? Che senso ha tutto questo? Soprattutto quello di celebrare i visionari. Chi ha cambiato veramente il mondo e chi ha avuto delle idee folli ha guardato andando controcorrente rispetto agli altri. Il mio percorso è cresciuto con un'avventura a Silicon Valley che tra poco racconterò, e a Silicon Valley si trovano tracce di due italiani che in Italia hanno un peso irrisorio. Possibile che due giganti come Adriano Olivetti e Maria Montessori abbiano lasciato un segno così importante nella culla mondiale dell'innovazione, e in Italia, nella cultura popolare, sappiamo tutto di Teste di Cavolo e sappiamo molto poco di due personaggi come loro. In quello spettacolo ho fatto vedere anche un microchip che porta una sigla, FF. È il primo microchip, è stato firmato da Federico Faggin. Dunque il mio spettacolo parla di come i visionari hanno cambiato il mondo, e con una botta di fortuna più unica che rara, una persona che vive da quasi mezzo secolo in California, quel giorno era nella sala, perché lo spettacolo era la sua città, Vicenza. Ho fatto questo tutto lo spettacolo guardando lui al centro della sala, e poi è venuto sul palco dicendo che avevo fatto molte connessioni che lui non aveva mai fatto, che aveva imparato un sacco di cose. Che cosa fanno questi visionari? Immaginano delle cose che gli altri non riescono a vedere, e spesso devono farlo andando controcorrente. E quindi quando Federico Faggin ha firmato il primo microchip, per questo è stato premiato dal presidente Obama, e quando decide poco dopo di lasciare Intel, perché Intel non aveva capito l'importanza del microchip, quando lo dice alla persona che poi è passata alla storia, Andy Grove, come quello che ha cambiato Silicon Valley con il chip, lui la prende non male, ma malissimo. Gli dirà che fallirà, che non lascerà nulla ai figli e che non combinerà nulla di buono. Previsione ovviamente sbagliata. Qualche anno dopo, una testa come quella di Federico Faggin ha un'altra idea curiosa. È quella di pensare che un telefonino possa funzionare senza i tasti.
continuo a girare le aziende di telefonini dicendo: guardate questa cosa qua, funziona, basta toccare. E tutti gli dicono: ma chi vuoi che rinuncerà mai alla tastiera per questo sistema strambo? Non funzionerà mai. Finché trova una persona che gli dice: lo sai che mi piace moltissimo questo, voglio comprarlo in esclusiva. Lui dice: io non lo vendo in esclusiva. Allora quello dice: sai cosa? Allora me lo sviluppo io da solo. Quando quel qualcuno lo sviluppa da solo, fa ovviamente la sua fortuna, perché quel qualcuno è Steve Jobs, e a quel punto tutte le altre aziende corrono da lui e dicono: scusa, com'era quella roba senza i tasti che si tocca, eccetera. Questa è la sorte dei visionari, cambiano la nostra vita e molto spesso però devono andare controcorrente e nessuno capisce in tempo quello che loro hanno fatto, anche se poi cambiano appunto la nostra vita. Possibile che quello spettacolo è partito raccontando la storia di tre principi hawaiani? Sono tre principi orfani che vanno in California, scoprono che ci sono le stesse onde che c'erano sulle loro isole e fanno quello che nessuno aveva visto fare: cavalcare le onde con una tavola da surf. Quello sport diventa molto presto una metafora adottata come sport tipico della California, ma è una metafora del controllare qualcosa che non puoi assolutamente controllare. La forza delle onde è che tu puoi in qualche maniera domare, non contrapponendo una forza, ma con l'intelligenza. Scegliere il momento giusto e andare di traverso. Non c'è una metafora migliore per spiegare quella che è oggi la nostra situazione. Noi tutti i giorni siamo travolti da una quantità di informazione e di conoscenza che, se forse fino a 20 o 30 anni fa potevamo illuderci di possedere, oggi no. Oggi è una quantità di informazione che noi non possiamo controllare. Però abbiamo l'opportunità straordinaria di trasformare quello che ci sta per schiacciare in qualcosa che ci fa volare. Veramente il surf è la metafora perfetta. Quell'andare di traverso nelle idee e nelle storie vuol dire però trovare collegamenti tra cose che sembrano non c'entrare nulla tra di loro, quei fili rossi. Questo richiede di avere una mente molto aperta, di essere curiosi sempre, di scoprire e sapere che si possono fare scoperte da cose che non c'entrano nulla con quello che è il nostro lavoro. In quello spettacolo, oltre alla storia di tre principi hawaiani, perché mi divertono le favole, ho raccontato la storia di tre principi che sono i protagonisti di una favola che si chiama I Tre Principi di Serendib, l'antico nome dello Sri Lanka. Pubblicata a Venezia a fine 500, racconta di tre principi che sono giovani saggi che fanno scoperte fantastiche, straordinarie, di cose che non cercavano, ma che mai avrebbero trovato se non si fossero messi alla ricerca. Due secoli dopo, uno dei pionieri del romanticismo, Horace Walpole, cattura lo spirito di quella favola e crea un neologismo che è molto famoso nella cultura anglosassone, c'è anche in italiano, anche se suona molto male, serendipity. In italiano c'è serendipità. È quello spirito che fa fare scoperte straordinarie che capitano solo alle persone che si sono messe alla ricerca. E molto spesso queste persone hanno cercato qualcosa completamente diverso da quello che avevano cercato. Hanno trovato qualcosa di diverso da quello che avevano cercato. Come è successo a uno dei tanti imprenditori che forse conoscete, che ha trovato finanziamento e credito all'estero. Il signor Colombo Cristoforo, come sapete, ha scoperto un continente, ma ha scoperto il continente andando dalla parte opposta. E mai lo avrebbe trovato se non si fosse messo in quella posizione. Partire per tornare, che bel messaggio per i giovani. Beh, quello che abbiamo fatto 10 anni fa, l'anno in cui è morto Templeton, da diversamente giovani,
io e mia moglie. Abbiamo deciso di fare un investimento per i figli e portarli in America per un periodo. Io ero giornalista di Reuters, lei insegnante. Aspettativa e fatto tutto da solo, casa, scuola per i figli, auto comprata e venduta, tutti i contatti e partiamo per 6 mesi da Six and John, Sesto San Giovanni, a Palo Alto, il cuore di Silicon Valley. E mentre loro studiano e quindi fanno questa esperienza straordinaria, io mi metto in testa di andare a incontrare, conoscere e raccontare le storie degli italiani di Silicon Valley. E ne trovo decine, queste storie cambiano completamente la mia vita. Certo, è stata un'esperienza utile per i miei figli, per me è stata qualcosa di devastante. E quindi comincio a incontrare manager che sono lì da 10, 20 o 30 anni, start-upper che non hanno ancora adesso 30 anni, e non sto a raccontarvi tutte le storie, che sarebbero anche molto interessanti, ma in realtà quello che ci interessa di più sono i fili rossi che collegano le loro storie e che ci fanno capire qualche cosa del talento italiano. E mai avrei immaginato che tutto questo sarebbe diventato una chiave importante per capire non solo il talento italiano, ma capire anche l'Italia, lo straordinario potenziale che abbiamo e che spesso resta inespresso. Tra tante storie, uno però devo accennarlo, visto che Roberto Crea ha fatto qualche cosa di storico, perché negli anni 70, dopo 3 mesi che era lì da bravissimo chimico, ha risolto un problema cruciale per cui è stato tra i firmatari del brevetto dell'insulina sintetica, che in qualche modo è stata la pietra miliare di tutte le biotecnologie, nonché l'atto di nascita di una società partita con $2,000 quando era lì, oggi vale qualche decina di miliardi di dollari, che si chiama Genentech. Sono così invasivo che quando è venuto a vedere una mia presentazione 2 anni fa a Palo Alto, gli ho detto: questo video lo so a memoria, ti faccio la foto col video sulla faccia. Maglietta di Italiani in Frontiera Marketing. Un'altra storia da raccontare. Enza Sebastiani, videomaker, stava facendo un documentario sui suoi amici che lavoravano nella mensa di Apple quando Apple rilascia iMovie. Lei non ci può credere cosa questo software può fare per montare i film. Allora fa un suo piccolo filmato in iMovie e lo porta come regalo a Steve Jobs, che gentilmente non ringrazia né ricambia gli auguri perché era Natale. Solo che poco dopo lui presentava iMovie nel grande teatro a San Francisco. Più di 1000 persone, esperti da tutto il mondo, soltanto i top manager di Apple. Lei si vede arrivare l'invito, entra in sala, dice: come mi hanno invitato anche a me? E alle spalle di Steve Jobs un fotogramma di quel video che lui fa vedere, dicendo: guardate cosa ha fatto una nostra brava dipendente con iMovie. Solo uno che lavora in Apple poteva costringermi, mi vergogno un po' a dire, ho mangiato la pizza con pineapple. Scusate, ma solo uno di Apple poteva fare questo. Vabbè, dimentichiamo, sono pagine buie anche queste, però l'ho fatto. Cosa riconoscono a se stessi e agli altri italiani, raccontando la loro storia e parlando degli altri? È la parola chiave di Italiani in Frontiera, la capacità di ragionare fuori dagli schemi. Quello di cui parla Steve Jobs, una capacità che abbiamo, che viene da storia e cultura che ci hanno preceduto e che ci dà una sottile, invisibile capacità di affrontare la complessità, come dice lui. A miei tempi si leggevano i sussidiari che la ricchezza di un paese è determinata da posizione geografica e materie prime, l'Italia è povera di materie prime, punto. L'Italia oggi è ricca della materia prima che è più importante, che è questo, che è il patrimonio culturale, le capacità intellettuali che ti danno la possibilità di trovare soluzioni creative di fronte a problemi complessi. C'è chi mi ha detto che un software progettato da un italiano si riconosce anche da un aspetto estetico, e chi ha detto: a fronte di un problema è facile che un ingegnere cinese o un indiano applichi in una serie di protocolli e un italiano sappia scegliere una strada diversa. Qual è l'importanza di questa strada diversa in un momento in cui i protocolli invecchiano sempre più rapidamente? Immensa. È la cosa forse oggi più importante in un mondo in rapido cambiamento, eppure noi spesso questo patrimonio straordinario lo sperperiamo per una serie di conflitti assurdi. Uno l'ho sintetizzato con una formula che ha avuto un certo successo. L'ho chiamato sindrome del palio di Siena, questa mentalità assurda che non è soltanto la strategia di una parte della sinistra italiana, ma è un modo di pensare che trovate dappertutto, a scuola, in ufficio, il tempio assoluto, il consiglio di condominio, dove le persone vanno a bocciare idee che non hanno nemmeno capito. Realizzarsi nella sconfitta altrui, una conflittualità così forte che ti fa gioire perché l'altro ha perso. Come nel palio, solo 2 o 3 corrono per vincere, gli altri festeggiano: hai vinto, no, ma ha perso la contrada del mio rivale, e festeggiano. È una maledizione che ci tiriamo dietro, questa abitudine a conflitti e attriti che ci fanno sperperare un sacco di energia. Piccola soddisfazione, dopo anni che racconto e rompo le scatole in giro, si vede che ho rotto le scatole in giro parecchio con la sindrome del palio di Siena, un paio d'anni fa ho il
piacere di vedere che il titolo del rapporto Eurispes, benvenuti Matteo e Mattia, che il titolo del rapporto Eurispes sullo stato dell'Italia era superare la sindrome del palio. Allora li ho chiamati e ho detto: non importa che mi ringraziate, ma questa cavolata me la sono inventata, è una grande soddisfazione. Che cos'è questo talento particolare che abbiamo? Di nuovo è importante e cruciale raccontare le storie delle persone e non partire da un'idea per arrivare alla storia delle persone, ma il contrario. E dunque io questa cosa l'ho capita raccontando, incrociando in maniera incredibile due persone che sembravano venire da due mondi diversi e che mi dicono quasi la stessa cosa. Luca Prasso, un pioniere della grafica digitale, è passato da DreamWorks a Google, però quello che lui mi dice è: quando l'occasione della vita di entrare in DreamWorks, io che in Italia avevo fatto di tutto copiando gli effetti che arrivavano dall'America per fare, arrivo a DreamWorks e scopro che devo concorrere con super super specialisti che di quel settore sanno assolutamente tutto, e lui dice: non ho nessuna possibilità di riuscita. Guardate i suoi bellissimi cartoni animati immersivi, questo è stato candidato all'Oscar, è una app gratuita, Google Spot Light, e cartoni animati immersivi sono brevi cartoni animati che, se voi girate il vostro apparecchio, siete dentro il disegno, è disegnato tutto intorno a voi. E lui dice, scopre che è esattamente il contrario di quello che pensava, proprio perché non è un super specialista riesce ad avere un successo straordinario. E Cesare Marino, che non si occupa di tecnologia, ma per la mia curiosità io ho voluto incrociare le storie degli italiani della frontiera dell'innovazione con quelli degli italiani del West, quelli che hanno sfidato una frontiera che era geografica. Oltre a quella linea, si cade di sotto, c'è un mondo da scoprire. Questo accomuna gli innovatori con gli esploratori. Oltre a quella linea c'è sempre un mondo da scoprire, ma soprattutto non c'è nulla come andare su quella linea che ti fa capire chi sei e da dove vieni. Appassionato di indiani, lui decide di dedicare la sua vita ai nativi americani, va in America e un anno o due dopo c'è un concorso per diventare antropologo allo Smithsonian. Lui dice: vado mandato a calci dagli amici perché dico non ho nessuna possibilità, è il posto che sognano tutti gli antropologi del mondo e io sono un italiano che è qua da due anni. E poi dice: dopo due minuti che facevo il colloquio con un antropologo del livello di Levi Strauss, ho capito subito che mi avrebbe scelto. Era incantato dei collegamenti che facevo, abbiamo parlato quasi solo di navigatori veneziani. E dunque Luca e Cesare mi raccontano praticamente la stessa storia. Credere che avere una preparazione così sia un limite è il punto di forza rispetto a chi invece ha una cultura più mirata. E questa è l'autentica capacità che abbiamo, la versatilità che ci fa spaziare. Alla fine è finito che con questa esperienza così forte, uno che aveva cominciato a lavorare con la Olivetti Lettera 22, quanti anni gasto qua? Abbastanza. Adesso lavora soprattutto con iPhone. Potevo uscire un blog e un libro, il libro l'ho anche fatto, con prefazione di Gian Antonio Stella, che ha molto apprezzato questo parallelo tra il West e gli innovatori e ci ha fatto una bellissima prefazione, ma soprattutto mi sono reso conto che raccontare come faccio oggi apriva una frontiera diversa al modo di fare giornalismo. Io scrivo meno e racconto, parlo anche troppo, lo so, però questa cosa ha creato in qualche modo, ha avuto un certo successo. Perché? Perché ho capito che sono le storie delle persone che funzionano, che riescono ad avere impatto, e noi non ci rendiamo conto del disastro del nostro paese che è abituato costantemente ad una narrazione in negativo. Chiedete ai colleghi che fanno prime pagine o telegiornali di fare un notiziario senza le parole conflitto, insorge e polemica, si scontrano, si spaccano. Non è possibile, perché fa notizia solo chi crea una conflittualità. Queste sono le aziende con cui ho lavorato. Mentre invece abbiamo bisogno di storie che riescano a ispirare chi deve immaginare il futuro. Per questo, oltre a raccontare le storie, da qualche anno portiamo anche professionisti di ogni genere a Silicon Valley a incontrare professionisti di là, che ci tengono moltissimo gli italiani di Silicon Valley a condividere questa esperienza. E non ci crederete, ma di quelli che sono venuti fino adesso, la metà non faceva nulla di digitale. Abbiamo portato professionisti che facevano scarpe, occhiali, surgelati, pavimenti, perché quello non è un settore industriale, ma è un luogo della mente. Capire come funziona ti aiuta a capire, non certo per copiare, ma ti aiuta a capire i segreti del talento italiano, cosa abbiamo di particolare, in cosa ci può ispirare quel posto e in cosa invece dovremmo differenziarci. Per esempio, andare lì credo che mi abbia aiutato a capire il momento particolare che sta vivendo Zuckerberg, e di nuovo gli incroci tra cose che sembrano non c'entrare nulla.
inseguire in qualche modo l'utopia, generare, insistere sul mantra, la nostra mission è quella di rendere, di fare tecnologie per rendere il mondo un posto migliore. È chiaro da almeno un paio d'anni che si è scoperto che ci sono persone bravissime a usare quelle tecnologie per rendere il mondo un posto peggiore. Non è una novità dunque che chi insegue o proclama in qualche modo di inseguire l'utopia percorre una strada a rischio in cui il confine tra il sogno e l'incubo diventa molto sottile. Guardate che non è una cosa nuova, è successo anche in passato. Quando un inventore che ha creato qualche cosa di rivoluzionario per la chimica e si chiamava Alfred Nobel, poi si è reso conto che cosa poteva servire la sua straordinaria invenzione, e come sapete il premio è nato proprio per quello, in qualche modo per riscattare questa terribile scoperta di quale poteva essere l'utilizzo di quella tecnologia rivoluzionaria. E tutto sommato, dopo la chimica era successo anche la fisica che ha fatto passi da gigante rivoluzionari nel Novecento, ma è stata anche alla base della realizzazione della bomba atomica. Quel confine sottile tra il sogno e l'incubo lo si trova anche nella storia dell'utopia, di quella controcultura. Quella stagione magica degli hippie, partiti ispirati alla Beat Generation, ha il momento di massimo, il suo clou in un festival Woodstock in cui succede quasi una magia. 500.000 di persone si trovano e funziona quasi tutto meravigliosamente. C'è solo una persona che muore, non ci sono incidenti, eccetera, e sembra veramente il trionfo di una generazione. Agosto 1969. Poi tre mesi dopo, il tentativo di replicare quella stessa magia si trasforma in un incubo. Il concerto di Altamont, voi trovate dei video anche su YouTube, ci sono delle immagini terribili dei Rolling Stones terrorizzati dal fatto di essere circondati da facce travolte dall'uso della droga, tutti fuori di sé, e nel film girato di quel concerto si vede uno degli spettatori, uno studente di Berkeley che era sfatto di droga, ucciso a coltellate da uno degli Hells Angels che faceva il servizio d'ordine. E nulla spiega questo terribile incrocio e questo confine sottile tra il sogno e l'incubo quanto il delitto Manson. Nei giorni di Woodstock ci sono una serie di terrificanti delitti in California e solo tre mesi dopo, nei giorni di Altamont, si scopre che quei terribili delitti sono stati ispirati da una figura minore, un guru di quella controcultura che sperava di diventare un cantante famoso. Insensati, senza nessuna motivazione e ferocissimi. Non solo, quando vanno a processo le autrici di quel delitto si scopre che non sono dei killer sanguinari, sono delle tre ragazzine completamente plagiate che vanno di fronte al giudice cantando, ancora completamente soggiogate da quello spirito del male che è Charles Manson, che è morto qualche settimana fa. Inseguire il sogno, dunque, è fondamentale e cruciale perché il cambiamento lo determina, appunto, lo determinano i visionari, ma soprattutto saper cogliere tutti gli aspetti del cambiamento ed essere pronti a ragionare in un modo diverso è fondamentale e cruciale, come diceva anche Sir John Templeton, che qui parlava di investimenti, ma noi parliamo anche di modo di pensare. Quanto è importante saper cogliere situazioni e opportunità da situazioni che sembrano impossibili? E quindi ecco la storia che voglio raccontarvi un po' nei particolari. È la storia di Andrea Vaccari e che in qualche modo comincia in uno sgabuzzino, perché dopo sei mesi che lui è arrivato in California, ha finito tutti i soldi, dorme in uno sgabuzzino, per il più spiovente, e batte la testa anche quando si alza, perché lo sgabuzzino è poco più di 2 metri e lui è poco meno di 2 metri. Flashback, nel 2009 l'avevo conosciuto ad un evento a Roma. Lo pensavo uno studente di buone speranze, belle speranze, e poi ho scoperto che aveva già un curriculum da urlo. Alla fine ha preso 2 o 3 lauree, aveva già lavorato a MIT, Google, eccetera. Ma tutta la storia nasce dopo. Nel 2010 lui mi racconta la sua idea di tecnologia, di sociologia digitale, usare le tecnologie per monitorare fenomeni sociali, l'adesione ad un grande evento, l'emozione che genera un qualche episodio, eccetera. E poi solo 2 o 3 anni fa ha raccontato come era finita quella storia. Era cominciato arrivando a San Francisco con così pochi soldi che i primi senza tetto che aveva visto, come sapete San Francisco è città ricchissima e piena di senza tetto, che i primi che ha visto ha detto: ma finirò anch'io sotto un ponte perché veramente ho pochissimi soldi. Non finisce sotto il ponte ma finisce nel famoso sgabuzzino. Ha creato quella startup che si chiama Glancy e dice: bisogna assolutamente che qualcuno racconti di questa startup, bisogna che qualcuno scriva alla startup.
I venture dicono: ma vengo a incontrarti nella tua sede? E dice: no, no, ci troviamo a Starbucks, perché ovviamente la sede non era particolarmente proponibile a un venture. A quel punto succede la cosa che avrebbe ammazzato il 95% di noi. Sulla Bibbia dell'high tech, TechCrunch, esce un articolo ultra elogiativo di una startup che fa qualche cosa di simile a quello che fa la sua Glancy. Io penso che il 95% di noi avrebbe detto: ok, finita, io comincio a fare qualcos'altro. Invece lui riesce a trovare un'opportunità dove nessun altro l'avrebbe vista. Scrive un commento durissimo a quell'articolo: ci sono altre 5 startup, tra cui la mia, che fanno quello di cui tu hai scritto, ma tu hai scritto soltanto di quella, non sei un buon giornalista. E poi fa qualcosa di incredibile: si rivolge alla rete, va sul gruppo di Italian Startup Scene e dice: è scritto questo, questo, è successo questo, 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 per favore mettete mi piace. Mi piace il suo commento, sono così tanti che diventa il primo commento a quell'articolo, il giornalista si accorge di lui, dice: hai ragione, scriveremo anche di te. Si fa la fama in pochissimo tempo di Davide che sfida Golia. Nel giro di 2 mesi viene chiamato a presentare la sua startup su palchi diversi e da 6 mesi, da quando aveva cominciato il suo lavoro, lo sgabuzzino, finisce a pranzo a casa di Mark Zuckerberg, che lo prega di entrare in Facebook, cosa che lui ha fatto. E Glancy è stata acquisita da Facebook, che poi un anno dopo ha lanciato una app proprio con la funzione che era lo sviluppo di quello che lui aveva fatto con Glancy. Cosa ci richiede quindi questa capacità di cogliere opportunità dove gli altri non le vedono? Ci chiede un modo di pensare completamente diverso, un modo dello scorrere che di nuovo in qualche modo ha una sintonia con il discorso del surf iniziale. Nessuno l'ha spiegato meglio di Luciano Floridi, filosofo di Oxford, dove ha creato la cattedra di etica dell'informazione. A una conferenza su Internet delle cose, lui gioca sul soffisso INGS, da Internet delle cose a Internet del divenire. Noi siamo in uno scorrimento che ci richiede un modo di pensare completamente diverso, perché siamo in un momento in cui già da tanto la distinzione tra realtà da reale e virtuale è sfumata, la differenza tra intelligente e smart è irrilevante, c'è un primato delle interazioni sulle cose. E attenzione, questo riguarda le cose, ma riguarda anche le persone e riguarda anche le aziende. Noi siamo sempre di più i rapporti e le relazioni che abbiamo con gli altri. E per ispirarsi a questo nuovo modo di pensare, lui scomoda Eraclito con questo bellissimo frammento: Noi scendiamo nello stesso fiume, noi stessi siamo e non siamo. Non domandatevi se il cazzotto del filosofo di Oxford, bisogna fare intervento sul schermo, dovete cancellarlo, che grazie. Non domandatevi se il cazzotto del filosofo di Oxford stava per arrivare sulla mascella del giornalista di Sesto San Giovanni. È stato solo un effetto la settimana scorsa quando è venuto. E questo vuol dire dunque anche che dobbiamo trovare opportunità anche nei momenti negativi. In questo momento io vado a bere perché ho sete e voi potete applaudire, grazie. Era per te, Orazio. Ho fatto più di Robin Hood per gli ultimi, perché se è stato premiato come cafoscarino dell'anno uno che si è laureato al 20° fuori corso, quando sono andato a prendere il premio, la mamma non ci credeva. Mamma, me la dà il premio? No, dai, mamma, me la dà il premio? Sì, insomma, in realtà me l'hanno dato. In quel minuto in cui ho preso il premio, il direttore di Italiani di Frontiera, con l'ex direttore del Corriere della Sera, non ho parlato di Silicon Valley, la famiglia, eccetera, ma ho detto che Italiani di Frontiera è un tentativo donchisciottesco di give back, e cioè di rimediare i disastri della mia generazione, la mia categoria di giornalisti, che lascia ai ragazzi, che questo paese devono cambiarlo, le autentiche macerie culturali, dei modi di pensare che vanno rimossi, non con la scopa, ma proprio con la ruspa. Ecco un uso finalmente intelligente della ruspa. E la storia che voglio raccontarvi parte da una città in macerie. Immaginate una città distrutta e 2 italiani che camminano tra quelle macerie. Flashback. Solo 50 anni prima, quello non era una città, ma era un paesino di pescatori. Poi succede qualcosa di particolare, lì vicino viene trovato l'oro. In pochissimo tempo, da tutto il mondo, arriva un'umanità molto particolare che insegue l'utopia, ma non quella dei filosofi. Una roba materiale, concreta. La scoperta dell'oro, cioè qualcosa che da oggi a domani può cambiare tutto.
E questo raccoglie delle persone molto particolari, certo, cercatori d'oro, minatori, ma fanno più soldi quelli che offrono i servizi a quelli che cercano l'oro, signorine compiacenti e poi geniaci, truffatori, inventori, innovatori, folli, tutti si incanalano in questa ricerca forsennata. Quella città corre, cresce a dismisura, ovviamente San Francisco, facendo anche della violenza, della forza per le ricchezze accumulate una delle proprie caratteristiche. E poi, aprile 1906, i due italiani per le strade di quella città, uno dei due canta. Questa ti viene sempre benissimo, Orazio. Si chiama Enrico Caruso. Perché canta? Canta per incoraggiare e confortare i soccorritori sopravvissuti di un terribile terremoto seguito da un incendio che quella città ha completamente devastato. E tra quelle stesse macerie che l'altro italiano va a scavare, estrae un sacco, lo mette su un carretto, lo copre con le verdure e va sul molo dove c'è l'assemblea dei banchieri che, stravolti tra le macerie delle loro banche, dicono: qua prima di novembre non ripartiamo. Lui è un genio del marketing e dice: nessuno aspetterà novembre, io riparto subito. Mette due barili, un tavolaccio, una coperta e un cartello in cui c'è scritto: si fa credito a tutti sulla base di una firma e una faccia. Una firma e una faccia. Estrae da sotto le verdure il sacco in cui ci sono i 2 milioni di dollari con cui lui, Amedeo Peter Giannini, figlio di immigrati di Chiavari, 2 anni prima aveva fondato la banca che faceva credito agli sfigati più sfigati, gli immigrati italiani. Con questo gesto fa qualcosa di inimmaginabile. Non solo trasforma un disastro in una colossale opportunità d'affari, non solo fa ripartire la costruzione San Francisco dal quartiere italiano, ma poi diventa un'opportunità per tutti, ma fa qualcosa di inimmaginabile per il mondo del credito, e cioè investire e dare fiducia e prestiti a persone che non hanno nessuna garanzia da darti se non la forza e l'energia di ricostruire. Sembra che abbia recuperato più del 95% di quello che ha prestato. La sua banca diventa Bank of America e nel corso degli anni lui continua a scommettere sugli altri. Quando un cineasta piuttosto bravo gli chiede soldi per un film di un certo successo, lui dà a quel cineasta Chaplin molto più di quello che ha chiesto. E quando poi Chaplin fonda United Artists, arrivato al successo, lo fa ancora con i soldi di Giannini, che poi sblocca la produzione di Biancaneve e Sette Nani. Non è un bel cartone animato, è un prodotto di simbolo dell'epoca, altissima tecnologia per uscire dalla Grande Depressione. È lui che trasforma quello che oggi è Silicon Valley nell'orto giardino degli Stati Uniti, quasi tutte aziende agricole di immigrati italiani, quasi tutte aperte con i prestiti di Giannini, oggi si sono spostate a sud di San José. È lui che trova il modo di finanziare durante la Grande Depressione la costruzione del Golden Gate Bridge, e anche di dare i soldi a due studenti che in un garage di Palo Alto fondano una piccola azienda. Noi andiamo a visitarlo come luogo di culto, c'è la targa davanti a quel garage che dice: questo è il luogo dove è nata Silicon Valley, quello è il garage di Hewlett Packard, che dentro a quel garage hanno fatto i primi lavori di alta tecnologia che sono considerati l'inizio di Silicon Valley. Giannini aiuta anche la sua patria d'origine con prestiti a tasso zero, con il piano Marshall, e quando muore nel 49 si scopre che aveva tenuto per sé meno di un centesimo di quello che poteva avere, $500,000. L'ossessione dei soldi, diceva, è un grosso problema che io non ho mai avuto. Aveva 7 anni Amedeo Peter Giannini quando aveva visto il padre assassinato con una coltellata per un litigio per un dollaro. Che soddisfazione, andando a visitare la sede di una delle start-up italiane di maggior successo di San Francisco, MaShape, e vedere sulla loro scrivania il ritratto di Amedeo Peter Giannini, di cui modestamente la storia l'avevano imparata da Italiani di Frontiera. Questa è la piazza lui intitolata Accidenti, hanno tolto la scritta e io voglio lanciare una campagna per farmi le foto col cartello, quella si chiama Giannini Plaza, quello è il grattacielo di Bank of America, ma hanno deciso di togliere la scritta e gliela faremo rimettere. Un altro mantra di Silicon Valley è in perfetta sintonia con questa lezione di John Templeton e tocca un punto cruciale del nostro modo di pensare. Tutta Silicon Valley, e c'è anche molta retorica su questo, si regge sul fatto del saper costruire, rischiare e costruire sugli errori. Ci sono corsi a Stanford in cui i professori che insegnano economia nel loro curriculum devono avere un fallimento come startup. È chiaro che un venture è molto più portato a investire in uno startup che ha alle spalle un'esperienza di fallimento rispetto a uno che ha le prime armi.
C'è una sorta di culto di questo. E quando Tony Blair, negli ultimi giorni del suo mandato, andò a incontrare i vertici allora di Silicon Valley chiedendo: com'è possibile che sembra che quasi tutta l'innovazione del mondo esca da questo angolo di California? Steve Jobs e gli altri gli avevano detto: beh, chiaro che qui impresa, università, scuola e ricerca sono un tutt'uno. Un professore, uno studente può diventare un imprenditore e la ricerca rimbalza di qua di là, ma soprattutto c'è un motivo culturale. Se tu fai una cosa nuova, innovativa qui e fallisci, per tutti sei qualcuno che ha tentato una strada nuova, nel resto del mondo sei qualcuno che ha fallito. Questa piccola differenza è colossale, ancora più grande in Italia, dove l'enfasi dell'errore è estrema. E dunque, se io sono stato seduto comodo sul sofà e ho visto l'altro sputare sangue e sudare per fare qualche cosa di nuovo e poi ha fallito, quanto bene ho fatto a non rischiare? Non c'è nessuna innovazione se non si contempla la possibilità di rischiare, non aver paura di sbagliare e passare a qualche cos'altro. Edison diceva: non ho mai fallito, ho solo trovato 10.000 modi che non funzionavano. È quello che racconta questo libro che mi ha segnato, splendido, purtroppo in italiano esaurito. Non ci sono leader, guru o ispiratori che vi possano dire come si affronta il futuro, dice Tim Harford, giornalista del Financial Times. L'unica cosa da fare è quella di tentare, provare e costruire sull'errore. Tutta la storia dell'innovazione e buona parte della scienza è costruita su questo, sul tentare, provare e saper correggere gli errori. E questo libro getta una luce suggestiva sul mondo dell'innovazione, perché fa capire che noi siamo abituati a celebrare e a festeggiare degli imprenditori che sono arrivati a successo con un grande prodotto, e andando a studiare la storia di quasi tutti questi, di molti degli scienziati che hanno fatto qualcosa di rivoluzionario, si scopre che dietro di loro c'è stato un altro visionario, un innovatore, che ha percorso il primo tratto in quella direzione. La storia dell'innovazione e del progresso è quasi sempre una storia di staffette. Il punto è che quelli che hanno percorso il primo tratto, noi spesso di loro non conosciamo nemmeno il nome. Molti di loro sono stati addirittura perseguitati perché erano troppo avanti rispetto ai loro tempi. Ma chi è arrivato al successo non sarebbe mai arrivato se non avesse potuto prendere veramente il testimone da loro. Un'altra massima che mi ha colpito è veramente questo, che nessuno sa tutto, è l'idea che non si smette veramente mai di imparare. Torno indietro. Alvin Toffler diceva che l'analfabeta del XXI secolo non sarà chi non sa leggere e scrivere, ma chi non sarà capace di imparare, disimparare e imparare di nuovo. Perché per quanto sembri incredibile, questo cambiamento in corso oggi con le tecnologie ci richiede di rimettere in discussione anche cose sulle quali saremo pronti a scommettere e mettere sulla mano sul fuoco. Per esempio, chi ha dubbi su come è nata Venezia? Invasioni barbariche e le persone scappano in laguna. E se pensassimo che non è andata veramente così? Diego Calaon è un archeologo di Ca' Foscari che ho incontrato a Stanford e sta lavorando da anni su un progetto Stanford e Ca' Foscari che ha veramente dell'incredibile, perché tocca qualcosa su cui tutti, a Venezia per primi, ma non solo a Venezia, in giro per il mondo, sembrano non avere dubbi. Lui dice: questa storia non viene confermata da quello che noi troviamo negli scavi. Se noi scaviamo in laguna non troviamo degli insediamenti che sono partiti nell'epoca delle invasioni barbariche e poi sono via via cresciuti. Gli insediamenti c'erano prima, durante e dopo. La laguna quindi non era un posto di protezione, di chiusura, al contrario. Erano le strade che con la caduta dell'impero romano non erano più praticabili, l'acqua era la principale via di comunicazione. L'insediamento iniziale probabilmente si è spostato dalla delta del Po in laguna. Non farà piacere sapere i veneziani che probabilmente sono stati fondati dai padovani, ma soprattutto tutto questo non esce da un qualche cosa di nuovo, una scoperta, ho trovato un reperto che rimette in discussione tutto il resto. No, esce da una elaborazione nuova con strumenti che 10 anni fa non c'erano, di informazioni che noi abbiamo da 10, 20 o centinaia di anni, e sono i big data. Cioè vuol dire che gli strumenti dei big data oggi ci consentono di incrociare e confrontare un'immensa mole di dati, nessuno dei quali magari è strettamente nuovo, però era inimmaginabile prima poter pensare di confrontare archivi che stanno in giro in posti diversi del mondo, o magari il confronto con una realtà contemporanea di un altro pezzo del mondo. Per esempio, lui sta facendo contemporaneamente un lavoro su quelli che sono stati i primi insediamenti in acqua a Copenaghen. E di nuovo,
Questo vuol dire che ci richiede un modo di pensare completamente diverso e pensare veramente che su tutto, anche quello di cui possiamo essere sicuri, forse dobbiamo avere la capacità del dubbio e di rimettersi in discussione. Evitare mode è persino scontato, dire che bisognerebbe tentare sempre di andare controcorrente. Mi dà lo spunto anche per concludere e raccontarvi l'ultima storia. Io ho incrociato, come vi ho detto, storie di innovatori con le storie di esploratori e di italiani che hanno sfidato le frontiere, e non ve ne ho raccontata neanche una, ma concludo proprio invece con uno spunto che viene dalla storia di Giacomo Costantino Beltrami, un esploratore bergamasco che era un patriota deluso dalla restaurazione, era stato funzionario napoleonico, che decide di andare in America a fare una spedizione sul Mississippi. Il punto è che litiga con il capo spedizione e lo lasciano solo. E lui per giorni e giorni, invece che tornare indietro, continua a camminare risalendo il fiume e passa dove nessun bianco era mai stato, e passa tra l'altro con un ombrello che all'epoca era rosso. Gli indiani lo vedono fare una cosa così incredibile che pensano, sto quasi massamato, in questo dialetto ovviamente degli irochesi, e cioè è folle, è sicuramente protetto dagli dèi per fare questo, e non lo toccano. E lui arriva dove nessun altro bianco è arrivato, a una delle sorgenti del Mississippi. La contea oggi prende il suo nome, si chiama Beltrami County, e sembra sia stato lui a ispirare a Fenimore Cooper L'ultimo dei Moicani. Ed ecco L'ultimo dei Moicani, da questo spunto che concludo, perché se non avete letto il libro probabilmente avete visto il film, e la conclusione con questo Wes Studi, il più famoso attore nativo americano, protagonista anche del film che è in sala in questi giorni, e che ho incrociato qualche anno fa. Ma la conclusione non la affido a Wes Studi, che è lì con noi nella foto, ma quello che è a fianco mio, Roberto Silvi, un tecnico di Hollywood così bravo, che a poco più di 30 anni viene chiamato in America e monta, oggi lavora con Tommy Lee Jones, possiamo togliere il volume, e monta gli ultimi film di John Huston. E quello che Roberto mi ha raccontato di John Huston è veramente, l'ho trovato così suggestivo che ho detto questa è la conclusione giusta. Nei momenti di difficoltà in cui lui, poco più che trentenne, lavorava con uno che è un mostro sacro, una leggenda, uno che considerava un padre spirituale, nei momenti di difficoltà, quando lui chiedeva a John Huston come superare certi ostacoli nel lavoro del montaggio dei suoi film, John Huston non gli diceva fai così o fai colà, ma gli diceva Roberto stupiscimi, la trovo fantastica. Roberto sono anch'io e non so se vi ho un pochino stupito. Ma il messaggio finale è che non raccontiamo le storie di ieri o di oggi per dire a chi deve costruire il domani, copiate da quelli. No, dovete ispirarvi a non aver paura, a sfidare le frontiere, a sapere che c'è gente che ha superato ostacoli 10 volte più grandi, e poi il futuro dovete inventarlo voi. Come si fa? Seguendo questa bellissima massima di Ralph Waldo Emerson, con cui vi lascio, che dice che non bisogna andare dove sembra portare la strada, ma bisogna andare dove non c'è la strada e tracciare un sentiero. E come si fa? Credendo nella forza delle vostre folli idee, e quindi stupiteci. Grazie. Orazio Attanasio. Yeah! Grazie. Un grazie a Roberto. Sì, dica. Posso chiedere un info? Grazie. Sì, scusa. E qui 40 minuti che sento, mi ero un po' rotto il cazzo. In questo giro in suo Silicon Valley, eccetera, un bel fondo che rende il 5% senza sbatti. Ah, siamo sempre a. Figa, no? Giusto? Ripigliati anche tu, hai dormito fino adesso, lo dico perché il pubblico è bello. Questo think out of the box, a ragionare fuori dagli schemi, out of the box. Sarebbe un bel ragionamento se si ragionasse sulla velocità dei trasferimenti, sai che saremmo tutti sul pezzo? Ma lei... mi sembra di conoscere, sì, però questo. Infatti, signori, posso sì, prego. Scusate, siete tutti rimasti colpiti
dallo Steve Jobs di Sesto San Giovanni, figa, cioè. Germano Lanzoni, cioè, scusa Michele, lo sai come sono fatto io, dopo un po' mi rompo il cazzo e... Ti avevo chiesto, quindi non sei d'accordo su nulla, sei numero uno veramente con i big data, ma dacci due o tre notizie, no, tipo il MIFID 2, no, vai a fare in culo te big data, cazzo. Complimenti all'Hobbit, veramente ti sei ripreso. Dove l'hai preso? A Silicon Valley? Sì, questo? Sì, sì, sì. Salve, pianeta Terra, questo è il re del Giorgiana, questo. Ma quindi tutto quello che ha raccontato, tutta fuffa, quindi. No, fuffa no, no. Cioè, ma che c'è? Quello che Ralph Waldo Emerson, andare, so, dove andare. Certo, mi chiedi, fai arrivare qua, questo qua mi porta le slide dei drogatoni degli anni 60. Ma non è, non è Keith Emerson, quello è Ralph Waldo Emerson, è un poeta dell'Ottocento. Vabbè, si drogava nell'Ottocento, ma è colpa mia. Cioè. Senti, invece io vorrei fare anche io un po' di formazione, sei d'accordo? Sì, no, beh, vabbè, vorrei sapere dove andiamo a parlare. Tu sei solo suonare canzoni di chiesa o anche... Quindi... Come? Chieda. Se c'è il microfono parli pure, non ci arriva, un giro rock. Scusi, ma allora non ho capito tutto questo discorso su come si affronta il futuro. Il futuro si affronta nel modo migliore, no? Seguendo i capi illuminati che ti dicono le cose da fare. Sono emozionato, no? Stare qui insieme a Franklin e Steve Jobs. Mi alzi un po' il volume in regia. Saluto il cappellone, ti invidio molto e io le sto perdendo. Che bastardi giovani. Non succede mai. Louis Mayer, presidente della Metro Goldwyn Mayer. Cosa? Un cartone animato con un topo? Ah, terrorizzerà le donne incinta. Non ci interessa la sua idea, signor Walt Disney. Variety pubblicava Il rock morirà entro giugno. Era il 1954. Jenny Denny, un noto manager americano, congedava un ragazzo dicendogli: "Ehi, guy, vuoi un consiglio? Torna a guidare i camion." Quel ragazzo era Elvis Presley, il re del rock. È successo al re, è successo a te, è successo anche a me. È la volontà che cambia la realtà. Questo so mi può sembrare una follia, ma ci credo perché è un'idea mia figa. Abbiamo un computer a Cambridge, uno in Scozia, uno al Dipartimento di Fisica, direi basta. 1951. La luce elettrica non verrà mai, no, la luce a gas non verrà mai sostituita dalla luce elettrica. Un noto industriale tedesco poco illuminato, un docente, un genitore. Il suo ragazzo non arriverà, sembra Pozzetto però così. Il suo ragazzo non arriverà mai da nessuna parte. Quel ragazzo era Albert Einstein, il re della fisica. È successo al re, è successo a te, è successo anche a me. È la volontà che cambia la realtà. Lo so, mi può sembrare una follia, ma ci credo perché è un'idea mia, sua. Orazio Attanasio. Vedi che ci sei. Gli americani hanno bisogno del telefono, noi britannici no, abbiamo postini a sufficienza. Io se voglio vedere consegnare l'email in bicicletta. Buttami un po' sul Berlusconi. Come? Buttami un po' sul Berlusconi. Sì, un po', quando parlo di fatturato e figa arriva lui, non è che... La zia Mimi ha suo nipote. Smettila di frequentare i tuoi amici. Con la chitarra cosa pensi? Che un giorno mangerai? La zia Mimi ha suo nipote John Lennon. Che danno che fanno i parenti? Oggi niente di nuovo. Luigi XVI, il 14 luglio 1789. I diari vanno scritti alla sera. È successo al re, è successo a te, è successo anche a me. È la volontà che cambia la realtà.
Lo so, mi può sembrare una, lo so, mi può sembrare una, lo so, mi può sembrare una follia. Steve Jobs, San Giovan. Grazie, grazie. Germano Lanzoni. Grazie, grazie, grazie Germano. Vi garantisco che così anche dal vivo, quando l'ho conosciuto non riuscivo a distinguere la fiction dalla realtà. Quando entro nel personaggio dico figa, chiedo scusa alle persone, ma a Milano figa non è una parolaccia ma una preghiera laica, dico bene? Quindi perdonateci. Ok, noi vi ringraziamo per la partecipazione, speriamo di aver, diciamo così, un po'... Non mi interessa... Ah, giusto. C'è anche un fondo che si chiama Figo. Che non la percentuale che cresce, cresce. Ok, credo che meritassimo un break, lavoriamo durante tutto l'anno, volevamo dedicare un po' questo speech a qualcosa di nuovo, di innovativo, speriamo di aver diciamo soddisfatto le aspettative iniziali. Adesso se vogliamo ritornare a parlare di qualcosa di serio, c'è il nostro stand con tutti i sales di Franklin Templeton, vi aspettiamo lì per parlare di tutto ciò che riguarda mercati e prodotti. Ringrazio di nuovo Michele, Robert, dimmi. Ti posso chiedere un minuto? Sì. Visto che è una cosa che non abbiamo mai fatto, ma riguarda Germano. Italiani di Frontiera ha dato grande successo sull'intuire e il talento anticipatamente. È stato bello raccontare di Elena Favilli e Francesca Cavallo anni fa, prima che avessero il successo mondiale che hanno avuto con il loro libro l'anno scorso, Storia della Buonanotte per bambine ribelli. È stato fantastico raccontare da anni, andare a incontrare da anni un'azienda incredibile, marito e moglie, Antonella Rubico ed Emilio Billi, che sono sempre i nostri speaker durante i nostri tour, prima che lui l'anno scorso fosse nominato imprenditore emergente dell'anno a Silicon Valley. E poi la soddisfazione di fare un evento su un personaggio del West come il conte Carlo Camillo di Rudio, un Forrest Gump dell'Ottocento sepolto a San Francisco, e poi tre anni fa, vedere uno degli start-upper di successo di GoPago, che ha lanciato GoPago a San Francisco, dopo averla ceduto ad Amazon, andare sulla tomba di quel conte con il tricolore e la bandiera e per sancire questa unità tra le due frontiere. Lui oggi sta in Italia ed è chiaro che Italiani di Frontiera è rivolto agli italiani di frontiera in patria, quelli che fanno cose fantastiche e spesso li incrociamo in anticipo. È bello vedere che tutto questo percorso, questi racconti, sanno ispirare a quelli che sono veramente i frontieri in patria. Non è vero che non si può avere successo in Italia. Peccato che il 30% dell'energia devi metterlo a superare ostacoli culturali, burocrazia, eccetera, e non soltanto sul prodotto. Ugo Parodi Giusino, che è diventato premiato un paio d'anni fa come startup europea, la miglior startup europea innovativa con un Mosaicon che si occupa di video virali. Volevo parlare di un altro poi che da anni fa il disturbatore nei miei spettacoli, continua a rompere le scatole nei miei spettacoli. Verissimo. È uno di tanti comici bravi che ho incrociato, ma è l'unico che sia stato a ascoltare, che abbia imparato, che mi abbia insegnato un sacco di cose in questa interazione e il successo. E non solo, e anche tutto questo con spirito imprenditoriale, cioè sapendo sviluppare quello che ha fatto. Ed è una grande soddisfazione vedere non solo il successo che questo rompiscatole ha, ma aver imparato la settimana scorsa, aver capito finalmente che il successo del milanese imbruttito un po' l'ha plasmato su questa figura che mi tormenta da anni. Per cui bravo Germano. Grazie. Veramente. Sei veramente un italiano in frontiera in patria. Ma era molto più bello quando... ma come sei cambiato? Come è successo? Sto diventando simile a te, notando. Germano e Roberto saranno con noi un altro po' allo stand, quindi per chi voglia continuare un po' lo spettacolo, magari li aspettiamo lì. Grazie di tutto, a presto.